Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. Come promesso al termine del match valevole per l'anticipo atipico del venerdì sera allo stadio Euganeo per questa 32esima giornata di campionato, la 13esima giornata del girone di ritorno del girone A di Serie C. Come tutti ben sapete, pareggio 0-0, pareggio a reti inviolate, pareggio senza troppe emozioni questa sera allo stadio Euganeo. Ed è un risultato che sicuramente non accontenta mister Vincenzo Torrente, che ho avuto il piacere di ascoltare in prima persona durante le varie interviste effettuate in sala stampa nel post partita. È venuto ai microfoni anche il vice capitano Nico Kirwan, e poi al termine delle due interviste a Vincenzo Torrente prima e a Nico Kirwan poi è arrivato anche il mister dell'Albino Leffe, Giovanni Lopez, per le sue dichiarazioni alla stampa dopo il quarto pareggio consecutivo. L'aneddoto degli aneddoti è che si tratta del quarto 0-0 consecutivo raccolto dalla formazione seriana, con la Celeste che irrompe in questo venerdì di metà marzo in piena zona playoff a quota 41 punti in compagnia del Trento al decimo posto. Quindi in questo rush finale potrà giocarsi con tutte le proprie possibilità anche un posto nei playoff. Ragazzi, come promesso, dopo il termine del match è arrivato il primo contenuto sul canale, un breve commento, una breve analisi di quello che io e Riccardo lì in tribuna stampa per Padova Gol abbiamo potuto commentare, abbiamo potuto analizzare e nel corso del primo contenuto che è stato pubblicato dopo pochi istanti dal termine del match, le due facce, la mia e quella di Riccardo, parlavano chiaramente, trasmettevano delusione. In questo momento siamo intorno alle 2 di notte e la mia faccia trasmette ancora tanta delusione, forse anche troppa. Ragazzi, la formazione di Vincenzo Torrente sta accusando il colpo, sta accusando anche le tante partite disputate in questo 2024, prima in campionato e poi in Coppa Italia di Serie C, e proprio parlando di Coppa Italia di Serie C, stiamo entrando in quella che sarà la vigilia della finale d'andata martedì a partire dalle ore 20, qui sempre allo stadio Euganeo. Il ritorno, come tutti ben già sapete, si disputerà il prossimo 2 aprile allo stadio Massimino davanti ad oltre 20.000 persone. E parlando della prossima avversaria della Catania dell'ex di turno Michele Zeoli, e successo in questo venerdì sera allo stadio Massimino, ed è una vittoria scaccia crisi in casa etnea, perché intanto la Catania si allontana dalla zona rossa a più 7 sulla Turris proprio alla vigilia dello scontro diretto che si disputerà a Torre del Greco il prossimo weekend. E poi è una vittoria che anche riaccende la speranza playoff, aspettando quello che sarà l'esito
tra andata e ritorno della finale di Coppa Italia Serie C. Catania che, come detto, si avvicina alla zona playoff a meno 2 dalla Sorrento al decimo posto grazie al successo 2-1 contro l'Audace Cerignola con il gol su calcio di rigore dell'ex biancoscudato Cosimo Minocchiricò, il pareggio di Malcore prima del gol vittoria firmato da Zammarini, il centrocampista ex Pordenone al terzo gol stagionale. Oltre a Cosimo Chiricò e ci saranno anche Emmanuel Endoi e Salvatore Monaco martedì a partire dalle ore 20 come grandi ex di turno con i colori bianco scudati. Cosa non è funzionato questa sera? Intanto partiamo da una statistica. 19 tiri dalla bandierina conquistati, ma pochissime vere occasioni da gol create. La prima probabilmente al 37esimo, da un cross proveniente da Kirwan dalla destra, a cercare di trovare Favale dall'altra parte, quindi da un esterno all'altro, Kirwan per Favale, pallone prolungato da Palombi e conclusione da parte di Fusi abbastanza deleitaria, anzi fuori dallo specchio della porta che viene deviata da Borghini e colpisce la traversa. È un Padova e spento. È un Padova che ha accusato assolutamente il colpo della sconfitta subita a Gorgonzola, quello che era già capitato a Legnago dopo la sconfitta e qui a Leuganeo 0-5 contro il Mantova. La sconfitta di Gorgonzola ha probabilmente definitivamente spento questo sogno, tentativo, chiamatelo come volete, di rimonta dei giocatori biancoscudati ai dei del Mantova. Passare da una settimana da meno 4 a meno 9 è stato il definitivo colpo del KO. Quindi, dopo un primo tempo in cui le occasioni da gol sono veramente mancate, il pallone offerto da Cretella Fusi al quinto era quello da poter comunque scartare per battere l'estremo difensore dell'Albino Leffe e sbloccare il match. Grave errore di Fusi. E lì io personalmente mi sono lasciato ad un commento che ancora a distanza di molte ore vorrei anche rifare. Perché secondo me in questo momento, ma guardando l'intera stagione di Fusi, il centrocampista ex San Giuliano City farebbe fatica a segnare anche all'interno della nuova curva sud. Cioè, troppi errori, troppi errori. E nel corso del secondo tempo non mi sono piaciute due cose. La prima sicuramente è questo tentativo tardivo da parte di Torrente di intervenire su una partita che non stava trasmettendo nulla di incoraggiante, nulla di buono. Bisogna intervenire subito con dei cambi. L'entrata di Capelli non si è vista. L'entrata di Zampar al posto di Portoluzzi invece ha subito comunque fatto vedere le qualità dell'ex Entella Reggiana che si è girato su se stesso, spalle alla porta, ha fatto partire un sinistro defilato che poteva sicuramente far male alla retroguardia bluceleste. Inspiegabile invece il doppio errore sotto porta da parte di Zamparo. Prima sulla conclusione di Liguori, in spaccata non mira la porta, e poi sulla palla d'oro offerta da Igor Radrezza, è entrato al posto dell'infortunato Cretella in tuffo clamorosamente. Zamparo mette a lato. Questa probabilmente è l'occasione più limpida della serata umida, ma non fredda, ma che
Sicuramente lascia l'amaro in bocca, lascia una grande delusione e attenzione, ci fa sicuramente preoccupare per quello che sarà l'immediato futuro, perché martedì prossimo ci potremmo trovare a debita distanza la Vicenza di la formazione biancorossa. C'è qualcosa da capire, c'è qualcosa da intervenire immediatamente per poter sanare, per poter ripartire con l'entusiasmo che aveva caratterizzato la prima parte di stagione e con la giusta grinta che ormai è da troppe partite che non si vede più. L'altro dato preoccupante sul quale va fatto una piccola analisi è sicuramente anche che la Padova nelle ultime quattro partite, vale a dire 360 minuti, nel corso delle ultime quattro partite ha segnato due gol, di cui uno su deviazione. Quello di Faedo nel derby contro il Vicenza di Vecchi. Quindi questo è un altro dato molto importante. È una squadra che in questo momento fa grossa fatica a creare palle gol e a fare gol. Ed è grave perché siamo arrivati al 15 di marzo, quindi stiamo entrando verso l'ultimo mese di campionato. Mancano 6 partite alla conclusione di questa stagione, più 2 di Coppa Italia, la prima come detto martedì qui a Leogane, poi il ritorno tra 2 settimane al Massimino di Catania. Come ribattezzato da mister Vincenzo Torrente, una grande occasione per questo gruppo per maturare in vista di sfide simili che potrebbero capitare nei playoff. Come sempre, ragazzi, ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo risultato che è maturato in questo venerdì sera qui allo Stadio Grande di Padova. E come sempre, nel bene, nel male, sempre e comunque, forza Padova!